Il naufragio è avvenuto il 1° settembre, ma solo ora arrivano dalla Libia le notizie di quanto è accaduto. Medici Senza Frontiere riferisce che almeno 100 persone sono morte in mare mentre tentavano la traversata nel Mediterraneo. Tra le vittime ci sarebbero persino 20 bambini, di cui due di appena 17 mesi. Ai dottori di MSF, i sopravvissuti al naufragio hanno raccontato che inizialmente erano più di 300 persone a bordo di due gommoni. Una delle due imbarcazioni si è fermata quasi subito per un guasto al motore e i migranti sono stati soccorsi dopo 24 ore in mare dalla Guardia Costiera Libica. Il secondo gommone, invece, ha continuato la sua rotta verso l'Europa, ma dopo poche ore ha iniziato a sgonfiarsi. A bordo, in pochi avevano il salvagente. I superstiti raccontano di aver chiamato la Guardia Costiera Italiana con un telefono satellitare e di aver comunicato le coordinate. La risposta ricevuta da Roma è che avrebbero mandato qualcuno. I soccorritori europei, racconta chi si è salvato, sono arrivati in aereo e hanno lanciato zattere di salvataggio. Ma eravamo già tutti in acqua e la barca era già affondata e capovolta. Poche ore dopo sono arrivati altri soccorritori, sempre in aereo, con altre zattere. Dopo diverse ore dal naufragio è intervenuta anche la Guardia Costiera Libica. Di 160 migranti, solo 55 persone sono sopravvissute. Secondo le testimonianze raccolte da Medici Senza Frontiere, i soccorsi sarebbero arrivati in ritardo, dichiarazioni che tirano in ballo anche la Guardia Costiera Italiana e che alimenteranno le polemiche di questi ultimi giorni. L'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha fatto sapere che invierà personale in Italia per valutare il forte incremento di atti di violenza e di razzismo. Immediata la replica di Salvini. Non accettiamo lezioni, valuteremo se tagliare i fondi.